Facendo parte di questa categoria, se si può chiamare così, non so cosa si fa a questi festival, diciamo, a questi eventi. Però, secondo me, visto che i gay, anche se siamo nel 2019 e siamo super tecnologici, eccetera, eccetera, hanno pochi diritti e dovrebbero averne qualcuno in più, sarebbe bello, visto che hanno pochi diritti. Adesso ne hanno pochi, dovrebbero averne qualcuno in più, come noi praticamente, se non come noi, almeno comunque un po' più di diritti dovrebbero averli. Non voglio dire eresie, però i gay dovrebbero avere, come anche le lesbiche, più diritti di quelli che hanno. E quindi secondo me il gay pride lo fanno come facciamo noi, ad esempio la festa della liberazione, non so se sia la stessa cosa, però l'unità d'Italia, ecco, noi facciamo, festeggiamo quello perché siamo italiani, eccetera. Non so, forse ho detto una cavolata, però credo che sia la stessa cosa. Noi per i nostri diritti facciamo festa, facciamo scioperi, eccetera, eccetera, per i nostri diritti, per difendere i nostri diritti, quelli che abbiamo. E quindi anche i gay e le lesbiche, eccetera, eccetera, fanno festa, tra virgolette, per avere dei diritti. Difendere i propri diritti. Direi che sia una cosa normale. Penso sia una cosa normale difendere i propri diritti, cioè noi, in questo caso io, sono viva grazie a mio nonno che ha fatto il partigiano e che è stato in guerra, che è andato in guerra, che è praticamente morto molto dopo la guerra, fortunatamente non è morto in guerra, però ha lottato per darci dei diritti. Per darmi dei diritti, i diritti che ho adesso li ho grazie a persone che sono morte per averceli dati, per darceli. Non so parlare. Non so se se capite il mio discorso, magari sto facendo un casino. Non arrivo al punto. Ma secondo me, se noi lottiamo per i diritti, per tenerceli, che dovremmo tenerceli, dovremmo anche renderci conto che abbiamo i diritti e non farceli togliere dal primo che passa. Però sto dicendo le cose che mi vengono in mente, non ho niente di scritto, quindi spero che capirete bene tutto quello che voglio dire. Noi abbiamo dei diritti e dobbiamo tenerceli stretti. Chi non ha i diritti deve lottare, purtroppo da una parte, ma anche per fortuna, per averli. Mi sembra giusto lottare per avere dei diritti, cioè siamo nel 2020, tra un po'. È normale avere dei diritti, tutti hanno dei diritti, perché i gay e le lesbiche non possono avere diritti. Non è giusta questa cosa, cioè sono degli esseri umani come me, come te, come noi, come tutti quanti, quindi anche loro meritano di avere dei diritti come noi. Poi sul far nascere i figli è un altro discorso, ma siamo tutti esseri umani, quindi come sono essere umano io, anche se sono morto, pagliaccio. No, vabbè, come sono un essere umano io, sei un essere umano tu, e 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 tu, tutti quanti siamo esseri umani, quindi noi abbiamo diritti, perché i gay o le lesbiche non hanno i diritti loro, non è giusto. Tutti dobbiamo avere i diritti, dobbiamo lottare per tenerceli. Li abbiamo conquistati, quando uno li ha conquistati deve tenerseli stretti. Questo penso. Quindi il Gay Pride è un festival, una festa per i diritti dei gay e delle lesbiche, soprattutto dei gay, direi, perché il Gay Pride, sì, appunto. Mi devo informare bene, non lo so, questo video sarà molto breve perché non ne so niente di questo Gay Pride, non lo so, non mi sono informata. Mi devo informare bene chi partecipa, cosa fanno, eccetera, mi interesserebbe sapere di più, saperne di più. Però non so niente, quindi non posso dire, ah, chissà, bevono, cantano, ballano, sì, magari ballano, cantano, bevono anche, non lo so, però non voglio dire cose che non so, tanto per riempire un video, io dico solo quello che penso, non invento niente, e quindi penso sia giusto comunque che i gay e le lesbiche festeggino per avere dei diritti e lottino per avere dei diritti, come facciamo noi, lo fanno anche loro, non hanno niente di diverso da noi.
essere più complici con le persone, aiutare il prossimo, come dice Gesù. Cioè, lo diceva, ma nessuno lo fa, nessuno lo segue questo pensiero, cristiano o non cristiano, però è un pensiero giusto. Dobbiamo difenderci, dobbiamo volerci bene soprattutto, perché se non ci vogliamo bene, la vita è già breve, dura un giorno, ancora ci ammazziamo, ci insultiamo, ci ammazziamo, ci spariamo, ci uccidiamo, ci seviziamo a vicenda, cioè, in che mondo schifoso viviamo se continuiamo di questo passo? Tutti che si odiano, tutti che si ammazzano, cioè, non è bello, pensiamoci. La plastica nei mari, dobbiamo fare la raccolta differenziata e dobbiamo anche assolutamente, sto divagando adesso, però sono cose a cui tengo, quindi le voglio dire, dobbiamo assolutamente fare la raccolta differenziata e sprecare meno plastica, usare meno plastica e riciclare di più, buttare via meno roba, meno cose, comprare anche meno, non comprare carrelli pieni di roba, svuotare i supermercati quando compriamo non va bene, però comprare quello che realmente ci serve, usare tutto quello che realmente ci serve e non sprecare ma riciclare, riciclare la plastica, riciclare i barattoli di vetro, riciclare le bottiglie di plastica magari vuote, quando abbiamo finito di bere le mettiamo da una parte e quando andiamo a fare una gita in montagna le riempiamo con acqua fresca di montagna. Questo è giusto. Non è giusto che i pesci, le balene, i delfini nel mare, nell'oceano stiano per morire perché riempiamo noi esseri umani il mare, i mari, gli oceani di plastica. Non va bene. E anche i ghiacciai si stanno sciogliendo, colpa nostra, per colpa nostra. Noi esseri umani stiamo distruggendo il mondo. I vulcani eruttano, stanno eruttando. Avete visto l'Etna? Una cosa spaventosa. Incendi dolosi dappertutto, in Sicilia soprattutto, mi sembra in Sicilia. I posti pieni di boschi stanno saltando in aria tutti, stanno bruciando tutti i boschi. E anche se non ci sono incendi, ci sono comunque tanti esseri umani, purtroppo, che invece di lasciare prati verdi dove ci sono, o magari prati con tanta erba, o comunque c'è magari un angolo verde, e c'è chi lo rade al suolo per crearci delle case o dei centri commerciali. Anche questa è la cosa che non trovo giusto. Cioè, in montagna tagliano gli alberi per la legna perché serve per l'inverno. E non sono d'accordo. Seconda cosa, volevo parlarvi anche di questi discorsi perché del gay pride non ne so molto, quindi ho detto quello che penso. Tutti devono avere i diritti. Noi li abbiamo e anche gli altri devono averli. Chi non ce li ha li deve avere. Se li merita, no, vabbè, scherzo. Però chi vive magari in montagna e vede gli alberi da un giorno all'altro che spariscono perché li tagliano, non va bene, assolutamente. Le zanzare che mi mangiano, non va bene assolutamente che gli alberi vengano tagliati per le foreste, cioè le foreste stanno tutte diventando disboscate perché tagliano gli alberi per fare la legna o per case, condomini, appartamenti, centri commerciali. Qui nella mia zona ce ne sono tantissime di case che stanno crescendo dal nulla, grazie a gente che taglia i prati, quei pochi prati che ci sono. Sta diventando una metropoli, anche i piccoli paesi come il mio, dove vivo io, è un paesino in campagna. E quei pochi prati che ci sono, tra qualche anno non ci saranno più perché stanno creando, costruendo sopra ville, villette, case, condomini, centri commerciali, un sacco di cose che già ce ne sono, quindi basta. Io dico invece di creare condomini, appartamenti su appartamenti, lasciate un po' d'erba, lasciate un po' di prati verdi, puliti, senza cicche per terra, senza bottiglie di vetro, anche quello è un altro bel discorso. Perché dobbiamo inquinare il mondo? Perché dobbiamo buttare per terra le cicche, le sigarette, i fazzoletti, i tovaglioli, la carta, i piatti di plastica, le bottiglie di vetro, di plastica?
Grazie.